Partiamo dunque dalla branca di più difficile interpretazione. Vediamo però che la pianta tenta la sua ascesa verso l'alto. In questo caso, su una principale, notiamo questa dicotomia. Ciao a tutti amici e bentrovati in questo nuovo video. Oggi siamo ancora qui su al mio terreno perché intendo mostrarvi in che modo va potato correttamente il mandorlo. Ma prima di entrare nel vivo anche di questo video, lasciate che, come faccio solitamente, vi inviti ad iscrivervi a questo canale. In questo modo mi darete la possibilità di portare qui sul tubo dei contenuti di sempre più alto livello. E allora, non perdiamo altro tempo in chiacchiere e veniamo subito all'aspetto pratico del nostro appuntamento odierno. Un aspetto assolutamente imprescindibile ai fini di una corretta potatura è la conoscenza di tutte le tipologie di ramo che costituiscono l'impalcato di una pianta. Questo vale ovviamente non solo per il mandorlo e le drupace, ma per qualsiasi tipologia di pianta. Trattandosi, come abbiamo appena detto, di una drupacea, sul mandorlo vi sono ben tre differenti tipologie di rami, i quali sono il ramo misto, sul cui asse sono presenti sia gemme a legno che gemme a fiore, il brindillo, che è un rametto non più lungo di 30 cm, sul cui asse vi sono sempre gemme a legno e a fiore, e la cui caratteristica è quella di culminare in punta con una gemma a legno sempre, e per concludere la nostra carrellata, il dardo a mazzetto. Attenzione sempre ai dardi a mazzetto, conosciuti anche come mazzetti di maggio, perché oltre ad essere molto molto produttivi, ebbene su di essi appunto la produzione si perpetra per parecchi anni. E allora, questa è la nostra carrellata sulle principali tipologie di rami presenti su una drupacea come il mandorlo. Passiamo alla potatura vera e propria. Partiamo dunque dalla branca di più difficile interpretazione. Come noteremo, sulla principale si installano numerose secondarie, alcune delle quali, come in questo caso, anche fin troppo vigorose e collocate piuttosto internamente rispetto all'ideale vaso che dovrà formare la nostra pianta. E allora io direi di cominciare proprio con l'eliminare questa. Mi raccomando ad effettuare un taglio il quanto più pulito possibile, ma soprattutto che rispetti il collare di corteccia. Saliamo rispetto al punto del nostro taglio di qualche centimetro e collocandoci in vetta della nostra branca principale, notiamo qui una dicotomia. Si tratterà in effetti di scegliere tra questi due rami il proseguo naturale della nostra principale. Io direi che, sebbene questo sia collocato in posizione piuttosto trasversale rispetto all'asse ideale generato dalla nostra principale, sia a fronte di una correzione che potremmo fare in secondo momento, magari con dei tutori, la migliore scelta possibile. Andiamo dunque ad eliminarci, come nel caso precedente, questo perché si proietta in maniera troppo decisa all'interno del nostro vaso. A questo punto spostiamoci su quest'altra principale. Alla sua sommità, come vediamo, è presente l'ennesima dicotomia, c'è una scelta da fare e allora io direi che tra le due la meglio predisposta è questa che tende verso l'esterno. Eliminiamo dunque quella collocata al di sopra. E allora continuiamo con il nostro giro intorno alla pianta, approdiamo a questa altra branca principale. Come noterete, quest'ultima è notevolmente meno vigorosa rispetto alle altre. Vediamo però che la pianta tenta la sua ascesa verso l'alto,
con un ricaccio veramente molto interessante ai fini della costruzione dell'impalcato aereo della stessa. Mi sto riferendo a questo succhione davvero ben posizionato per diventare la parte assurgente della branca in questione. Fatte queste considerazioni, lascerei tutto come si trova, magari andandomi ad eliminare giusto qualche porzione di secco. Lasciamoci alle spalle la branca trattata e proseguiamo. In questo caso, su una principale notiamo questa dicotomia. Qui la pianta in effetti si è sdoppiata. Non mi sento però in questo caso di effettuare una scelta così netta. Non voglio in effetti guastare il vaso che la pianta ha strutturato sin qui. In effetti, se mi eliminassi una delle due, lascerei troppo scoperto uno di questi due quadranti della mia pianta, e allora mi sposto su questo versante verso la parte alta della branca. Cosa noto? Una secondaria che sta divenendo particolarmente assurgente, il che è positivo in quanto mi permetterà di strutturare in altezza anche su questo versante la mia pianta, e qui un succhione. Succhione che peraltro protende eccessivamente verso quello che abbiamo precedentemente selezionato. Allora cosa faccio? Mi elimino proprio questo. In questo modo, come potrete notare, la parte assurgente di ambo queste branche non andrà in conflitto in termini di spazio tra loro. Ovviamente, per allontanare ulteriormente questi due rami, posso utilizzare dei distanziatori. E cos'altro dire? Il nostro giro attorno alla pianta, che mirava ad individuare le principali da conservare e ultimato, andiamo a questo punto ad effettuare alcuni tagli di ritorno che ci permetteranno di contenere, laddove la pianta sta già fin d'ora scappando verso l'alto, la sua corsa. E allora ci andiamo ad effettuare un taglio di ritorno in questa posizione, eliminando completamente la cima. Eliminiamo qui sulla vostra destra degli schermi anche quest'altro segmento, in quanto potrebbe entrare in competizione con il primo. E su questa branca il lavoro è praticamente ultimato. Poiché su questa seconda branca non possiamo effettuare alcun tipo di taglio di ritorno, lasciamo tutto come si trova e ci spostiamo su quest'altra. Vado a eliminarmi questi segmenti troppo assurgenti e collocati sul dorso. Uno, due. E anche in questo caso non tocco la cima e concludo la mia potatura con dei tagli davvero irrisori ma necessari, come ad esempio l'eliminazione di questo piccolo segmento qui sul dorso che si proietta all'interno del mio vaso e l'eliminazione di quest'altro. E la mia potatura è conclusa. Ed ecco fatto, la potatura del nostro mandorlo è conclusa. Bene amici, che altro aggiungere? Se il video è stato di vostro gradimento, mi raccomando con un bel like e mi raccomando, noi ci vediamo sempre qui per una prossima puntata. Ciao!